Karina Cascella ha deciso di dire la sua su un argomento che sembra non voler abbandonare le prime pagine dei giornali. La cronaca rosa è in fermento per un divorzio che ha colpito il mondo dello spettacolo. Ma lei ne ha abbastanza. Con un post deciso, Karina getta acqua sul fuoco delle speculazioni. Karina Cascella contro Hillary. Interviste tutti i giorni. Vergognoso. Karina continua, ricordando che la coppia in questione è ben nota al pubblico, ma sottolinea che non si tratta di figure di Stato. Non si parla della regina o del suo consorte, ma di due personaggi del mondo dello spettacolo. Ma si può scrivere libri, serie TV, interviste tutti i giorni e ovunque, radio e TV. Per parlare del divorzio, ci avete ucciso la salute, ci avete detto pure tra un po' quanti peli della pelliccia sono caduti per terra, sul pavimento, durante il trasloco. Le borse, gli orologi, e basta. La Cascella punta il dito sulla copertura mediatica eccessiva e ripetitiva, chiedendo implicitamente un po' di rispetto per la sfera privata di entrambi. Non è una santa, non andava a prendere solo un caffè. Karina Cascella senza freni contro Hillary Blasi. Karina Cascella, ora basta, ci hai. La discussione si sposta sul merito della fama e sul valore delle azioni personali. Karina si chiede cosa abbia fatto di così eccezionale Hillary per meritare tanto clamore. Ma brava di cosa? Ma brava perché? Che ha fatto di così straordinario? E poi conclude con frasi durissime. Ora, va bene tutto, ma si sapeva che non era un caffè. E continua, continua, continua. Un po' di amor proprio. Ora qualche soldarello te lo sei guadagnato con la serie TV, le interviste, avanti e indietro. E ora basta, ci hai ucciso. Ci avete sfrantumato.